il volto sfigurato, le gambe spezzate dal fanatismo di chi anche oggi usa la Bibbia per seminare odio. La statua vandalizzata di Gesù è esposta ai pellegrini che si uniscono ai frati nella Via Crucis del venerdì. Ai piedi del Cristo tumefatto c'è anche un mazzo di fiori bianco, donato a un gruppo di ebrei per esprimere solidarietà ai frati della comunità della flagellazione. Perché è stato un ebreo americano a profanare ieri la Cappella della Condanna, prima stazione della Via Crucis a Gerusalemme. Placcato al custode musulmano del convento e consegnato alla polizia israeliana, ha rivendicato la sua azione citando il libro dell'Esodo in cui Dio vieta gli idoli. È vero, la Bibbia ha diversi versetti che possono essere interpretati in modo diverso. Noi siamo qui per incrementare la pace e la speranza, non per ferirci l'uno l'altro in nome delle sacre scritture, spiega il rabbino Mazor, parte di una delegazione di ebrei israeliani impegnati nel dialogo interreligioso. Lili rappresenta una rete di associazioni che visitano le vittime di terrorismo, razzismo, vandalismo per chiedere perdono. Chi fa azioni del genere non lo fa in nome del giudaismo, ma del diavolo, dice Lili. Davanti a un'intolleranza che cresce non possiamo che vergognarci e continuare a donare amore. Mi viene da piangere a vedere tutto questo. Come ha fatto ieri mattina Fra Giuseppe, padre guardiano della comunità della flagellazione. Sì, la mia reazione è stata una reazione di pianto. È capitato questo episodio così doloroso a ricordarci che è ancora Gesù che evangelizza, perché appena si tocca Gesù allora tutti corrono, e stamattina per noi è stato un grande segno di solidarietà ricevere decine di consoli di queste associazioni di dialogo tra ebrei e cristiani. Ci hanno portato la consolazione più grande. Domani mattina il custode di Terra Santa celebrerà una messa di riparazione nella cappella profanata, nella speranza che la spirale di violenza di queste settimane non continui a degenerare.